Un saluto, buongiorno agli amici di Ciao Como, buongiorno a tutti voi. Siamo ritornati in diretta qui da Turate, per farvi vedere quello che è un paese massacrato, direi un po' per dire poco. Siamo con il sindaco Alberto Leali, che saluto. Buongiorno sindaco, Buongiorno, buongiorno buongiorno, a lei. grazie, intanto. Grazie a voi per dare visibilità alla nostra situazione. È una situazione che adesso magari usciamo tra poco un attimo, che è drammatica. C'è un paese dove tutti stanno cercando di correre ai ripari e tra l'altro voi come comune avete attuato questo che è il centro Certo. operativo, giusto? È un centro per che cosa vengono i cittadini per avviare le procedure, Certo, giusto? racconto Dai, dimmi, brevemente. dimmi, Allora, sindaco. venerdì 21 c'è stato un primo fenomeno Al temporalesco mattino. al Sì. mattino che ha coinvolto Turate, ma tutto sommato ne saremmo usciti anche alla grande, qualche danno a qualche casa, ma limitato. Poi lunedì 24 alle 9, 9 e un quarto di sera il cielo si era abbugliato molto velocemente e nel giro di 5 minuti ha scaricato con violenza inaudita una grandinata dalle dimensioni esagerate. In 5 Mai vista, minuti mai vista. mai vista. La grandine era veramente era grossa quasi come una pallina da tennis, erano delle bombe, delle granate che cadevano dal cielo e nel giro veramente di 5 minuti ha allagato tutte le case, tutte le strade, la strada principale era un fiume unico di ghiaccio e acqua, la violenza è stata veramente inaudita. Abbiamo creato questo centro per dare risposta alle prime richieste dei cittadini, si chiama lo sportello Turate Esatto, che è Solidale. aperto, lo vedete, 9, 12, 15, 18, tutti i giorni, vero Tutti i giorni sindaco? gestito dai nostri volontari, delle associazioni turatesi, cittadini, Croce Rossa, che ringraziamo veramente per il supporto, la Protezione Civile, per il supporto che ci stanno dando. E poi abbiamo istituito il COC, cioè il Centro Operativo Comunale, cioè una struttura di emergenza composta dalle forze dell'ordine, la Protezione Civile, Vigili del Fuoco, tecnici comunali, insomma, che insieme, Croce Rossa, Carabinieri, che insieme collaborano per gestire questo stato di emergenza. È uno stato di emergenza A vero puro, e a proprio, tutti gli sindaco. effetti. Ti ho chiesto prima, ma diciamolo anche ai nostri ascoltatori che ci stanno guardando, quanti abitanti avete a Abbiamo Turate? 9.700 abitanti, penso che avremo attorno ai 5.000 edifici e Ecco, penso è che. corretto dire che ci sono quasi 5.000 tetti? Sì, È assolutamente corretto, corretto, perché sindaco? tolti i tetti in lamiera che sono residuali, che sono stati abbozzati dalla Sì. grandine, tutto il resto è stato coinvolto e chi in forma maggiore, chi in forma minore è stato devastato. Oltre che alle macchine, 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 un disastro, tutte le macchine che tutte praticamente. c'erano fuori sono state tutte distrutte, infatti c'è anche un'emergenza, tanti cittadini hanno la macchina nel box perché è inutilizzabile e non trovano chi sostituisce, non ci sono Ma non materiali, c'è neanche chi ripara i non tetti? c'è chi ripara i tetti, mancano aziende edili, ci manca materiale, servono teli, servono piattaforme aeree, serve chi è capace di guidarle e quindi abbiamo chiesto alle associazioni di categoria delle province di Varese e Como di trovare loro associati che si rendano di fuori zona, che si rendano disponibili a venire qui a darci una mano. Perché Soprattutto agosto prossimo il mese esatto, ci d'agosto sono le ci sono le ferie e ferie molti e non ci sono. l'emergenza è alta. Il problema grave di Turate è che una pioggia normale non fa paura a nessuno, ma qua Turate ci fa paura perché una famiglia Anche una pioggia normale, senza vero? un tetto vuol dire che la prima pioggia comincia a bagnare a soletta, da soletta a penetrare in appartamento, rendere l'appartamento inagibile e quindi se era necessario sfollare la Facciamo una cosa, famiglia. sindaco, se mi permetto, 5 minuti, poi ti Prego. faccio tornare al tuo lavoro perché ho visto anche prima tutti che vengono qui. Ecco, siamo nel comune, usciamo un attimo. Siamo nella zona centrale, no, del Sì, paese, proprio la zona assolutamente. centrale di Turate. Ecco, mi ha colpito una cosa, sindaco. Sai, vedo che vicino a tutti i tetti ci sono questi nastri, come questo qua, che fanno capire che. Ecco, ce ne sono veramente tantissimi. Vieni qua un attimo, sindaco, facciamo vedere anche. E qui c'è poi tutto un mondo di gente che si sta prodigando per mettere a posto. Sì, lo spettacolo si potrebbe, spettacolo tra virgolette, Sì. si potrebbe apprendere ancora di più guardando dall'alto Turate, Ah, che oggi immagino. sembrerebbe un rappezzo arlecchino
la modalità Arlecchino, dove tutti i tetti hanno un telo di colore. Ovviamente questi teli, scusami, questi nastri servono per mettere in protezione. Perché il rischio è che... Il rischio è la caduta di tegole, che è stata la prima misura che abbiamo fatto, è stata la messa in sicurezza. Quindi sono intervenuti subito i vigili del fuoco sul nostro territorio. Proprio in quel punto hanno aperto un presidio di unità operativa locale. Ah, ecco, vedete, guarda, ecco, vedete, qui c'è uno dei... Della parrocchia, casa del prete. Della parrocchia. Ah, okay. Questa è la casa del prete, ad esempio, okay. E stanno cercando di porre rimedio perché aveva diverse zone completamente scoperte. E ce ne sono tutte praticamente. Tutti. Venire qui è una cosa impressionante, fa veramente impressione, sindaco, sì. Questa cosa qua. Vediamo qua, guarda, anche qua, guardate, ecco, ci sono tutti i nastri e tutti i teli sulle finestre, sui tetti soprattutto, sì. Per far capire che questa è una situazione di... Speriamo, chiudiamo, non piova. Sì, però... Perché sindaco, se no... Dato che prima o poi succederà, quello che dobbiamo fare è cercare di correre più in fretta possibile per cercare di mettere in sicurezza e protezione le nostre case. Ma adesso qua, veramente, è il caso di dirlo, voi ieri avete incontrato la regione, ma sì. Vi servono degli aiuti. Ci servono degli aiuti che adesso non ci sta garantendo assolutamente nessuno. Abbiamo fatto riunioni con il prefetto, abbiamo fatto riunioni con la regione, abbiamo illustrato le nostre forze a disposizione, che sono assolutamente limitate, perché sono quelle di un comune che gestisce una fase ordinaria. Invece siamo... in una fase di emergenza dove servirebbe una gestione di forze straordinaria, e la regione non ci ha dato garanzia assolutamente, né per i rimborsi pubblici agli edifici pubblici, né tantomeno a maggior ragione su quelli privati. Ecco, quindi, i privati quindi devono mettere loro mano praticamente, sì. Purtroppo in questo momento è così. Perché, anche se fosse che un domani ci dovessero riconoscere degli stanziamenti, arriveranno con tempi lunghi, e oggi i cittadini non si possono permettere tempi lunghi per mettere in protezione le proprie case. È una cosa che un po' assurda, veramente, perché in questo caso c'è un'emergenza vera, la stiamo vedendo, toccando, non è un terremoto, per fortuna, però è una situazione dove bisogna intervenire. Assolutamente, assolutamente. Vabbè, sindaco, intanto grazie, abbiamo visto e rifacciamo vedere qual è la situazione di questo paese. Voi, Gerenzano, mi dicevi, Rovello, Rovellasca, Cislago Uboldo, sì. Saronno colpito pesantemente, certo. Insomma, tutta questa fascia qua. Tutta questa parte qua, sì. Grazie sindaco, grazie, ti faccio tornare a lavorare, grazie ancora della cortesia, grazie, un caro saluto al sindaco. E questa, vedete, è la presa diretta di Turate, dove ci sono tanti mezzi, tante persone che si stanno prodigando per intervenire. Vedete, queste sono tutte le zone che vengono messe in sicurezza, perché i tetti sono, come vedete, quello della parrocchia qua davanti a noi, completamente devastati dalla grandine della scorsa settimana, in attesa di avere delle risposte importanti. Ecco, questo è proprio il centro di Turate, vedete, ci sono tutti praticamente i tetti, come in questo caso, con interventi di urgenza che stanno per essere fatti. Vedete, anche qui ci sono delle tegole danneggiate, alcune che sono cadute. Ecco, vedete che il sindaco è stato costantemente impegnato questa mattina prima di ricevere noi a parlare con i cittadini. Tegole danneggiate ce ne sono ormai migliaia in tutto il paese. Direi che è tutto, il nostro reportage di Turate termina qui, grazie per averci seguito, un saluto e buona giornata.